Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi siamo pronti per un nuovo trekking. Facciamo Punta Almana, sono sempre sul lago di Iseo e sono previsti 800 metri di dislivello. 4 ore circa di cammino e il panorama che si apre davanti a me è questo, guardate che meraviglia. In questo momento sono a circa 500 metri di quota e laggiù c'è Punta Isola, dove abbiamo fatto ieri l'escursione verso il santuario. C'è un altro video presente sul canale. Mentre là sotto c'è il lago di Iseo. Da questo tornante c'è la partenza del sentiero. Qui abbiamo le prime indicazioni. Fanno anche l'Almana Trail e il sentiero parte da qua e va in questa direzione qui. Punta Almana dovrebbe essere quella lì che si vede. Il primo tratto di sentiero è caratterizzato dalla presenza di numerosi sassi, come si può notare, e inizia già a esserci un certo dislivello. Lo scenario è veramente mozzafiato, guardate che meraviglia. Ecco qui due viandanti che casualmente fanno lo stesso percorso che faccio anch'io. Ma guardate qui, questo è il sentiero che abbiamo fatto per arrivare qui e guardate che casolare magnifico che c'è, stupendo. Qui sulla sinistra invece c'è un capitello, bello. E questo è il nostro sentiero, continuiamo in questa direzione. In questo momento siamo saliti e siamo a 864 metri sul livello del mare. E guardate dove dobbiamo arrivare. Lassù in cima c'è una croce. Guardate che belli questi fiori. Lungo questo percorso ci sono numerosi tratti, tipo questo, guardate, dove sul bordo del percorso ci sono tutte queste meraviglie che crescono spontaneamente. Qui siamo a circa 1100 metri di quota, abbiamo percorso 2,5 km e ci mancano circa 300 metri di dislivello per arrivare alla cima. I primi 2,5 km sono molto ripidi, tutti caratterizzati da questa pavimentazione di cemento per consentire ai mezzi di salire, altrimenti non riuscirebbero perché la pendenza è molto importante. Eccoci qua, siamo alla fine della salita, sti famosi 2,5 km con un 30% di pendenza, non è male. E qua guardate cosa si apre, la meraviglia, guardate, siamo su un avvallamento e qui c'è il sentiero che parte e che va verso Punta Almana, che dovrebbe essere dalle mappe in quella direzione lì, lassù. Bellissimo giro, volevo farle approfittare per farle un'intervista. Come le sembra il giro di oggi? Vai Mona, va. La ringrazio. La ringrazio, molto esaustivo. E volevo chiedere anche a lei cosa ne pensa del giro di oggi. Guardi, parli con la mia segretaria. Va bene, grazie, la ringrazio. In questo momento mancano 550 metri di dislivello, dobbiamo arrivare a 1330 e mancano 6,69 km all'arrivo. L'altitudine attuale è di 1150 metri. Questo è il sentiero, abbiamo scollinato da lì dopo quella salita impegnativa e questa è la valle che si apre, guardate che meraviglia. Qua ci sono tutte le montagne e ora prendiamo questo sentiero e andiamo verso Punta Almana. Thank you.
troviamo tanti appassionati fotografi che si cimentano nella fotografia di fiori che crescono spontanei in questo territorio. Guardate che meraviglia, qui si apre tutta la montagna e guardate che spettacolo. Ora si sta veramente molto bene, il clima è perfetto e questo è il panorama che si riesce a vedere da qui. Fantastico, una cosa unica. Dopo aver fatto questo bellissimo costone, siamo arrivati a questo bivio, Forcella del Sale, metri 1108, e lassù c'è Punta Almana con la croce. Guardate qua che spettacolo, guardate che roba, siamo veramente in un posto magnifico. Qua c'è una panchina dove ci si può fermare a fare una siesta. Guardate, bello. Ed eccoci arrivati quasi in cima, siamo a 1390 metri, questo è il crinale, lì abbiamo Punta Almana con la croce, questa è la salita che abbiamo fatto, bellissima, guardate, questo è il sentiero che va giù, arriva giù in punta lì e poi torna verso sinistra. Bellissimo giro, ma soprattutto venite con me e guardate che cosa si ammira da qua. Guardate, spero riesca a vedere. Guardate che meraviglia. Guardate che bello. Qui abbiamo tutto il lago di Iseo dall'alto. Guardate che spettacolo. Abbiamo il lago. Lì giù c'è Marone, quella è l'isola che abbiamo fatto ieri, Monte Isola, laggiù in fondo c'è Iseo e qui c'è tutta la cresta di questo favoloso gruppo montuoso, guardate che bello, stupendo. Ho appena fatto 870 metri di dislivello e proviamo ad andare qua, che c'è un'altra punta, perché c'è anche una campana e voglio suonare la campana, perché tradizione vuole che chi arriva qua suona la campana. Vediamo un po', guardate, tra l'altro il clima è perfetto, si sta benissimo, guardate. Il paesaggio è veramente incredibile, perché poi da qui si apre anche l'altra valle dalla quale siamo risaliti, perché siamo risaliti da qui. Guardate che roba. Favoloso. Industriale.
Ora da Punta Almana abbiamo fatto questo sentiero tutto in cresta, siamo qui, esattamente qui, e prendiamo il sentiero che parte, va giù e torniamo verso la macchina che si trova in quella zona lì, giù lì. Ormai manca poco, stiamo per arrivare alla macchina e siamo arrivati al bivio. Qui abbiamo croce di pezzolo, 1937 metri, e se andiamo verso sinistra andiamo verso la valle di Gardone e la cascina Mostaccio, mentre noi andiamo in questa direzione qui per recuperare la macchina. Bellissima gita, veramente bellissima gita, consiglio a tutti. Eccoci qui cari amici del canale, anche per oggi questa avventura è finita. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale. Seguitemi su Twitter e su Instagram. Buona giornata a tutti, al prossimo video. Ciao ciao.